Ciao a tutti ragazzi e bentornati sui livelli full di Geometry Dash. E oggi sto registrando questo video a Pasquetta perché non ho essenzialmente niente da fare, però vabbè, non penso vi interessi. Comunque oggi siamo su Time Machine Full. Nello scorso video abbiamo fatto Can't Let Go, quindi non abbiamo saltato Jumper, che probabilmente faremo poi, sì, che non lo so, non so come in che ordine ho scaricato i livelli perché non me lo ricordo. Li sto facendo in ordine appunto da quello che ho scaricato prima a quello che ho scaricato dopo, però non so come andranno a finire, non so nemmeno se ci sono tutti i livelli, per cui nel senso. E va bene, che volete che vi dica? Direi di iniziare senza perderci in chiacchiere a praticare i livelli. Allora, ok, iniziamo con il livello normale, che chiaramente non è assolutamente un problema. Ricordiamo che tra l'altro ci sono le monete, e le monete sono esattamente nel punto dove sono nei livelli normali, quindi non dovremmo avere nemmeno troppi problemi a cercare quelle, anche se sono monete che in realtà non contano perché sono di bronzo, essendo che il livello non ha stelle. Però va bene, ok, siamo già alla parte con lo schermo rivolto, cioè rivolto, il come si dice, non mi viene in mente, ribaltato, via, non mi veniva il termine. Ok, continuiamo. Comunque è inutile anche commentare il livello normale perché credo che lo conosciamo abbastanza e per bene un po' tutti, quindi va bene. Siamo solo al 20% del livello, e in teoria questo è tipo il 65% del livello normale, quindi nel senso non so perché siamo così indietro. Ok, qua scendiamo che c'è la moneta, sperando di non morire. Ok, ho saltato giusto, quel salto lì mi ha sempre recato un po' di problemi, devo essere sincero. Vabbè, questa parte è molto molto semplice, diamo un po' di checkpoint ogni tanto, magari qua. Ok, questa parte è un po' al contrario, qui è la parte più facile veramente del livello. Poi c'è questo ship finale e il livello continua da adesso con una parte di cubo. Ok, c'è un altro triplo che non è nerfato, quello è un triplo vero, non è nerfato ma è un triplo abbastanza triploso, non so come dirlo. In realtà non sapevo nemmeno cosa dire, però va bene. Ok, continuiamo con altri salti di cubo, c'è sempre parti solo di cubo. Ok, questa parte è interessante con questi cambi continui, addirittura il contrario. Bello questo livello, in confronto agli altri full è abbastanza bello. Ok, qui ci sono delle parti dove non si capisce benissimo dove andare, devi premere subito perché sennò non ci arrivi, e lì potrebbe essere un punto molto pericoloso dove potrai morire. Questo per ora è abbastanza semplice. Tanti orb, tanti salti. Livello abbastanza semplice fino a questo punto. Ho chiacchierato perché sono morto. Ho parlato tantissimo. Poi va bene. Non sta cambiando il livello, il che un po' mi preoccupa, ma dall'altra parte sono contento. Attenzione che c'è un triplo al contrario, di cui non credevo l'esistenza, ed è una delle parti più difficili forse di questo livello a questo punto, perché è veramente veramente complicato quel punto lì. Ok, saltiamo questa parte, non l'ho ben capita. Va bene, non è facilissima quella roba lì, perché madonna. Perché non capisco dove saltare, non capisco dove andare proprio per niente. Quindi non devo saltare. Ok, non è proprio semplicissimo capirlo, perché essendo al contrario e poi verso sinistra, diciamo che non è la migliore delle cose. Poi qua c'è una ship abbastanza facile rispetto al resto del livello, questa è una parte di break, tra virgolette, perché quelle parti comunque di salti non sono così facili per un giocatore medio di livello medio-basso, diciamo. Qui c'era un altro triplo, che però era leggermente nerfato. Ok, qui bisogna saltare. Aspetta, quella parte la voglio rifare, voglio morire un attimo. Questa parte la voglio rifare perché qui bisogna saltare. È bastardissima questa parte, perché uno non se l'aspetta o non se lo ricorda, però lì devi saltare
perché se no muori. Ok, andiamo avanti. Qui ci sono altri due tripli. Ok, va bene. Altra parte al contrario, che è leggermente più facile dell'altra, per fortuna. E dove si capisce più tanto dove andare. Lì c'era un orb che non si vedeva. Avete notato la bastardata? Va bene, un'altra parte della ship. Parte al contrario, va bene, ci sta. Perché comunque non ce ne erano finora. Nave molto molto semplice per il momento. La nave è la parte di, tra virgolette, break. Qui c'era uno scambio continuo, quindi diciamo anche che non è proprio semplice quest'ultima parte della, della ship. Anzi, la parte più difficile della ship di questo livello. Parte finale del cubo, credo, e che non è così impossibile, ma potrei morirci. Anzi, questo livello è molto difficile. Lì non dovete tenere premuto in quei punti lì. Attenzione, ragazzi, questi punti qua non dovete tenere premuto, perché sennò morite. Va bene, parte assolutamente finale. Non devo saltare per niente, invece qui è un troll al contrario. Cioè, pensi che ti stia trollando, ma in realtà non ti sta trollando e non devi prendere niente. Vabbè. Ok, qua salti finali. Quel salto particolare, cioè un triplo. Ok, penso che finisca al contrario. Salto molto difficile quello lì, all'ultimo in quel modo. E finisce così. Questo livello, a differenza di tutti gli altri, escludendo ovviamente sempre Clutterfunk, è chiaramente molto molto difficile. È il livello più difficile finora e credo che probabilmente morirò in molte parti. Quindi bene, proviamoci. Siamo abbastanza avanti, raga. Non ci credo nemmeno io, pensavo di morire. Voglio controllare un po' la situazione. Ok, trito, attenzione. Qua c'era il troll, attenzione, me lo ricordo. Adesso mi ricordo tutto, probabilmente voglio, E 30 volte sto dicendo probabilmente, non volta ancora non sono morto. E invece ho parlato come al solito, ovviamente, 70%. Lì sono morto perché giustamente era parte bastarda. Però non c'ero morto nella pratica, oh sì. No, forse sì, ero morto quasi senza saltare, però dai, come primo tentativo 70% secondo me va bene, dai. Attenzione, mamma mia. Mamma mia. Ecco, sono un coglione, lo sapevo io che ci morivo. Lì non me lo so ricordato, me lo so ricordato all'ultimo lì che non dovevo tenere molto. Ecco, madonna! Non ci credo! Devo rifare tutto, no! Dai, lì, madonna! Era difficile, cioè non mi ricordavo più che altro. Vuoi dire che devo fare attenzione anche lì? No, sono stato un
Mamma mia, sì! Finalmente! Porca troia! Quanto difficile! 15 tentativi! Ci ho messo 28 minuti! Questo, ragazzi, è in assoluto il livello più difficile dopo Caterfan Full, senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio. Questo, secondo me, è in Easy Demon. Di difficoltà, se lo valutiamo... Potrebbe essere tranquillamente Easy Demon questa roba, perché dura 5 minuti, ci sono molti tripli, molti troll. Potrebbe essere Easy Demon questa cosa. Però, boh, nel senso, va bene così, ragazzi. Direi che nel prossimo episodio facciamo un altro livello, o faremo un altro livello, dipende. Dice Lucy Ash, tra quelli full non so chiaramente qual è, però lo vedrete nel prossimo episodio. Io vi direi di lasciare un piace, commentate, vedete, iscrivetevi, e niente, io vi saluto, ciao a tutti.